un ricordo di questi tre grandi maestri, Edoardo, Totò e Anna Magnani. Totò era come un bambino nella sua semplicità, la sua forza era questa, era un bambino che si divertiva a giocare con le parole, con i tempi. Inutile stare a fare dei violini a Totò, Totò è Totò. Ogni aggettivazione nei suoi confronti è superflua. Bravo, bravissimo. Una volta mi domandò, questo è lo dico, eravamo nel dopoguerra, e dice tu da si giovane, fammi capire una cosa, a Giulietta quando scoppia l'atomica, l'uomo casca a terra e l'ombra resta in faccia, com'è possibile? Io rimasi, l'ho sentito dire anch'io, ma io non sono uno scienziato, principe, non so, mi piacerebbe poterla esaudire, ma tu capisci, io non ci capisco niente. Che mi domando a me come sto fatto. È un fatto di atomi che rimangono un attimo nell'aria, credo che sia. Credo di sì. Anna Magnani era Anna Magnani. E lasciare incominciare tutti gli schiaffoni, ma veri, eh? E me lo disse, guarda che ti do, signore, siccome si girava di notte. E io aspetta, in attesa che mi avevano messo una branda, mi ero addormentato, mi chiamano, mi svegliano e io vado lì, penso che a te, pronti motore, ciak, 138 della prima, azione. E lei mi fa, via qua. Ma c'era la testa da tutte le parti. E io sono rimasto, credo, con una specie di torcicollo per due giorni. Ma lei era una che ci credeva a quello che faceva, era tutto istinto, grande istinto, un grande animale da palcoscenico, da spettacolo. In teatro non l'ho vista mai, quella rivista qui a Mentana venne a fare una cosa, girare quella cosa con Massimo Ranieri, cui canto Soldato Innamorato, lei fa la sciantosa davanti a tutti questi ragazzi, questi poveri soldati feriti, eccetera. E ci siamo risposti al signore, come sta? Io già avevo 40 anni sonati, perché io sto qui a 20 anni dal 70. Infine un ricordo di Edoardo, maestro. Beh, Edoardo, un ricordo, paziente, concreto. Uomo che cercava la verità sempre, la verità in qualunque cosa, anche nelle scene drammatiche, non recitava mai, era sempre vero, con dentro il dolore che poi veniva fuori nelle sue esternazioni dibattute come personaggio, ma era. Non era un dolore espresso di fuori, era sempre un dolore che lo sentivi che c'era dentro e che aveva pudore e che era meraviglia di quanto l'uomo sia spregevole.